Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video di YouTube, spero tutto bene. Innanzitutto, se non siete ancora iscritti al mio canale, vi chiedo di iscrivervi per supportarmi perché stiamo crescendo insieme e vedrete tanti contenuti interessanti. Ragazzi, siamo appena stati alla Fashion Week a Milano, ho filmato tanti outfit interessanti. Se volete vedere il video della Fashion Week, vi linko il video qui sopra. E ragazzi, è arrivato il momento, ho fatto il mio grail di quest'anno, ho preso un pezzo da 90. Se qualcuno mi segue potrebbe aver capito di cosa si tratta, anche perché l'ho provato in un negozio recentemente. Quindi ragazzi, in questo video andremo a vedere di cosa si tratta. Hanno appena suonato la porta. Speriamo che sia quello che sto aspettando e quello che voglio farvi vedere. Ragazzi, è arrivato il pacco da DHL e secondo me dal peso è proprio quello che sto aspettando, ragazzi. Andiamo a vedere di cosa si tratta insieme. Ora lo apro, che non sto più nella pelle, cercando di non sporcarmi la maglietta bianca. Si sente già un odore particolare, pelle, pelle vera, ragazzi. Finalmente mi è arrivato. Boom. Ta-da! Acne Studios Shirley Jacket. Guardate qui ragazzi che roba. Montone di Acne Studios che mi è arrivato qui. Se seguite i miei video l'ho già provato. Ho già provato nel negozio di Acne a Milano. Il video che vi ho linkato prima. Alla fine mi sono deciso, mi sono tolto lo sfizio e ho comprato questo super pezzo di Acne Studios. Montone. Adesso ve lo faccio vedere, lo apriamo. Innanzitutto ve da vedere i dettagli. Il colletto ragazzi. Colletto qui di pelliccia. Con queste sfumature qua colorate e ricamate. Guardate qui il colletto e il ricamo. Anche perché si può diventare così. E così si può vedere dietro tutto il ricamo del colletto. Però meglio tenerlo piegato. Ovviamente Acne Studios, il brand qui. Fa un odore assurdo di pelle. Guardate questo effetto marrone antico lavorato. Effetto vintage di questa pelle. Lo apriamo. Volevo farvi vedere anche i dettagli sulla cerniera incisi Acne Studios. Spero che li vediate. Anche dentro, ragazzi, c'è tutta la pelle, tutto il montone. Ragazzi, questo non c'è niente da fare. È un pezzo da 90. Ho aspettato tanto per averlo. Era già tutta la stagione che lo puntavo, ho aspettato questo momento per averlo al 50% off. E ragazzi, credo ne valga la pena per i prossimi anni di indossare questo montone. Adesso lo indosserò. Qui abbiamo le maniche taglio vivo, incise taglio vivo, che volendo si possono anche portare così. Alla fine ho preso la taglia 50. Ecco qui l'etichetta 50. Io sono 100 kg per 1,90 m, Acne Studios veste veramente largo, andiamo a vedere tra poco come mi starà. All'esterno, questa pelle qui che vedete, effetto vintage, è 100% pelle di vitello, mentre all'interno abbiamo un montone super morbido, pelle di agnello 100%. Ragazzi, vera pelliccia di agnello, c'è scritto anche qui sull'etichetta, vedete? Real Fur Dyed Sheared Lamb. E sull'etichetta troviamo anche queste diciture che in pratica comunicano che non si può lavare in nessun modo. Quindi c'è anche scritto make your garment last, handle with care, if required repair or resell when worn. In pratica non si può lavare, quindi questo bisogna tenerlo con cura, handle with care, c'è scritto proprio nell'etichetta, perché è un ultimo pezzo. Madonna che odore di pelle anche qui, questo contrasto marrone, pelle cucito qui, amo questo odore, si sente la qualità di questo capo, cioè è incredibile, ovviamente qua ci sono anche le tasche, questo intaglio, vedete,
tasche qui. Stavo dicendo appunto che questo qui è un ultimo pezzo, cioè nel senso, se lo macchiate eccetera vi arrangiate. Quindi handle with care, non si può lavare in nessun modo, se non magari si può, diciamo, rinvigorire con qualche prodotto per la pelle classico, quello sì. Il colletto qua ha questi due laccetti, l'ho fatto vedere prima. Che altro dire, ragazzi? Questo è veramente un pezzo grail. Non ho visto nessuno online che ce l'ha, è un pezzo raro e che è veramente particolare, soprattutto per il trattamento della pelliccia interna. Vedete questo effetto vintage, e secondo me è un capo unico e io sono stra soddisfatto di averlo preso, perché sono uno dei pochi fortunati ad averlo. E adesso proviamo, facciamo un check fit. Mi sono messo questa t-shirt bianca, questo pantalone nero sotto, vi faccio vedere, e andiamo a indossarlo. Lo avevate già visto, chi mi segue lo ha sicuramente già visto, montone Acne Studios, eccolo qui. Guardate ragazzi che spettacolo, qua il colletto che tiene super caldo, ragazzi, eccolo qui, è portato appunto con questo pantalone. Ovviamente ragazzi vi lascio tutti i dettagli del montone nella descrizione, alla fine ho preso la taglia 50 come era nel negozio e mi è, diciamo, perfetta. Vi faccio vedere anche appunto con il colletto alzato che arriva qui, e poi con i laccetti si può andare ad annodare, a chiudere qua, tic, vedete, per ripararvi. Veramente fa un caldo di una morbidezza assurda, ragazzi, pelle di estrema qualità, anche se preferisco tenerlo così con il colletto in questo modo. Per ora andremo a vedere molti outfit con questo perché mi mancava, voglio fare anche un video per quanto riguarda gli indumenti per l'inverno. Spostiamo qua. Ragazzi, cosa ne pensate? La manica è giusta. Pezzone da 90 questo montone. Guardate qui, adesso lo chiudo. In misura ci siamo, con qualcosa di leggero sotto. Com'è? Cosa ne pensate? Fatemi sapere sotto nei commenti cosa pensate di questo pezzo da 90. Ragazzi, io sono super soddisfatto. Guardate qui. Montone Acne Studios, appunto il mio brand preferito, ha sformato questo super pezzone. Adesso siamo proprio a fine stagione, quindi indosserò magari di sera con qualcosa di leggero sotto. Insomma, l'ultimo montone di Rick Owens che ho avuto, magari vi lascio una foto qui, l'ho avuto per circa 5 anni, 5-6 anni mi è durato, quindi... Allora, poi ditemi anche se lo preferite con le maniche così, perché sono abbastanza lunghe, così, proprio che si veda la pelle, vedete? Oppure che si veda appunto il taglio vivo. Ho messo sotto le Birkenstock, non so se le vedete, e questo pantalone di Rick Owens, che poi a breve vi farò vedere dove l'ho preso. Tenetevi bene in mente Rick Owens, perché nei prossimi video ci saranno delle cose molto curiose per quanto riguarda Rick Owens, anche posti dove andrò cui c'entra Rick Owens, poi vi aggiornerò. E questo, ragazzi, era il mio pezzo grail di questo inverno che ormai è finito. Ho messo le Birkenstock in questo outfit, come vedete, e questo cappellino della Sundays. Ragazzi, che dire? Eccomi qua. Ci siamo. Questo era il mio unboxing di oggi. Se vi è piaciuto questo unboxing, questo mio pezzo da 90 che ho comprato, mettete like, pollici in su. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.